Sono Camillo Conti, Fernando Camillo Conti, all'anagrafe. Sono nato nel 1959 a Roccamonte Piano. Lei ha vissuto sempre a Roccamonte Piano? I miei primi 30 anni sì, poi dopo mi sono spostato a Chieri, però continuo comunque ad avere la mia attività lavorativa a Roccamonte Piano. Tenuto, siccome faccio l'architetto, mantengo la mia attività, lo studio e le mie attività economiche, diciamo, le mantengo sempre a Roccamonte Piano, sempre mantenute qua. Certo, lei è uno dei promotori delle attività che sono legate a una tradizione fondamentale, importante, storica di Roccamonte Piano, che è il vino cotto. Come è nata questa sua passione? Sì, in realtà io sono arrivato un po' dopo, diciamo che questa tradizione è una tradizione che, diciamo, affonda le sue radici, come si dice, oltre i tempi, nel senso che a Roccamonte Piano c'è sempre stata questa tradizione, insomma, non ben databile, ma insomma già dal Catastronciario, quindi dal 700, abbiamo quindi riscontrato che c'erano delle botti di vino cotto a Roccamonte Piano, quindi diciamo che è un'attività che si svolge da ormai qualche secolo. Però, diciamo, a un certo punto, quindi tutte le famiglie di Rocca, insomma, hanno sempre prodotto questo vino cotto, insomma era una tradizione che si è sempre tramandata di padre in figlio e quindi insomma è tuttora una tradizione, diciamo, ancora molto radicata nonostante tutte le trasformazioni, insomma, che ci sono state nell'epoca moderna eccetera. Insomma, le famiglie di Rocca, gran parte delle famiglie, soprattutto quelle di origine contadina, continuano a produrre il loro vino cotto in casa. A un certo punto, negli anni, diciamo, 2000, primi anni 2000, c'è stata a questo punto un'iniziativa che a suo tempo fu presa dal comune, dall'amministrazione di allora, per cercare di valorizzare questo prodotto, visto che comunque era un buon prodotto, veniva anche ricercato, insomma, da persone, diciamo, di fuori, eccetera, e si è intrapreso un progetto di valorizzazione che poi è sfociato nella costituzione di questa associazione di cui io sono il presidente solo dal 2015, prima di me c'era stata l'amica Adamo Carulli ed altri. E quindi l'associazione è una, diciamo così, appunto, raggruppa tutti, diciamo, gli appassionati, i produttori, tutti coloro, i cultori che a vario titolo, insomma, amano in qualche modo assaporare, insomma, o produrre, insomma, avere a che fare con i prodotti tipici, insomma, del nostro territorio. Lei ha parlato di un'attestazione storica, appunto, ben definita, delle prime testimonianze anche del vino cotto, del motivo per cui proprio a Roccamonte Piano siamo riusciti a capire qualcosa in più? Sì, allora, vabbè, dopo l'associazione, tra le varie attività, anche promosso studi, approfondimenti, insomma, scambi culturali con altre realtà, perché il prodotto vino cotto è un prodotto tipico di, diciamo, delle zone interne, di alcune aree geografiche, quindi dell'Abruzzo e delle Marche meridionali. In alcune altre regioni meridionali il vino cotto viene, diciamo, in realtà viene chiamato vin cotto, ma parliamo di un prodotto che è simile al nostro mosto cotto. Quindi, premesso che il vino cotto si fa solo in quest'area geografica, fuori da quest'area non è conosciuto, e lo stiamo facendo conoscere con, ripeto, con l'attività che stiamo facendo in questi anni, insomma, abbiamo fatto in questi anni. La ragione per la quale in queste zone si è in qualche modo radicata questa attività è legata al fatto che queste erano zone collinari montane, pedemontane, quindi con una scarsissima vocazione alla viticoltura. Quindi le nostre vigne erano sempre vigne, diciamo, con una esposizione non molto felice e quindi che davano origine a dei vini, insomma, un po' leggeri dal punto di vista della gradazione zuccherina e quindi alcolica. Di conseguenza erano vini che tendevano poi in qualche modo a diventare aceto. Ecco, quindi insomma, naturalmente parliamo di periodi in cui non c'era ancora la sofisticazione, la chimica che poi è stata in qualche modo applicata anche al settore enologico, diciamo che il processo di cottura del mosto diventa un processo che rafforzava
e il mosto, e quindi in queste zone, per poter far mantenere il vino, si è cominciato a far bollire il mosto, e quindi da lì poi è nata in un primo momento, quindi per una necessità. Poi piano piano lo si è perfezionato, lo si è messo nelle botte di rovere, lo si è fatto stagionare, e quindi diciamo è diventato un culto, diciamo, un prodotto di qualità, che veniva riservato solo ad ospiti d'eccezione, quando si andava nelle case dei contadini, dei nostri nonni, eccetera. Non è che, diciamo, fino a volte non è che tutti i giorni lo si andava a prendere in cantina, lo si prendeva solo in determinate circostanze, e quindi da allora è diventato un prodotto di pregio, che, insomma, ripeto, viene tuttora apprezzato dai nostri amici e dalle persone che lo incrociano, insomma. E può essere anche un volano di sviluppo turistico, a suo avviso? Sì, noi dopo con l'associazione, oltre a tutto il lavoro, diciamo, di promozione, di valorizzazione, eccetera, che in questi anni abbiamo fatto per farlo conoscere e per perfezionare anche la qualità del prodotto, tant'è che abbiamo realizzato in sinergia col GAL, col Comune di Rocca, il GAL è il gruppo d'azione locale, nello specifico Maiella Verde, abbiamo realizzato un centro di cultura consortile, quindi una struttura attrezzata per consentire una possibilità di produrre il vino cotto a tutti coloro che ne vogliono usufruire. In più abbiamo dato vita ad una cooperativa, quindi ad un'impresa, che associa 9 ex produttori singoli, diciamo, produttori che prima producevano autonomamente, diciamo, per ragioni private. A un certo punto hanno deciso di fare, appunto, di costituire questa cooperativa, e la cooperativa oggi produce in bottiglia, ha una sua etichetta, ha una sua gamma di prodotti ed è anche presente sul mercato, insomma. Quindi stiamo andando nella direzione di anche di creare una microeconomia che possa in qualche modo integrare, diciamo, un minimo di reddito, senza avere la pretesa di diventare una industria di produzione, diciamo, di liquori, eccetera, perché comunque questo è il prodotto di nicchia e noi pensiamo che tale rimarrà, perché è ovviamente un prodotto che possa essere rivolto a grandi masse, diciamo, di persone, perché sono quantità molto limitate, insomma. Quanto ha contato il supporto, ecco, degli anziani, della loro esperienza in questo prodotto che lei ha appena descritto? Moltissimo, moltissimo. Tant'è vero che noi in tutto quello che facciamo abbiamo sempre presente il fatto che non ci dobbiamo mai discostare dalla tradizione, da quello che gli anziani ci hanno insegnato e ci hanno tramandato, perché abbiamo capito, e questo l'abbiamo capito quando siamo andati in giro con il nostro vino cotto, abbiamo fatto il Salone del Gusto di Torino, abbiamo fatto fiere di diverso tipo, abbiamo notato che, pur essendoci altri prodotti, diciamo, di questo tipo, come dicevo, no, provenienti da altre aree geografiche di cui ho parlato prima, però abbiamo notato che la provenienza, diciamo, il toponimo Rocca Montepiano, questo titolo, è un, come dire, un indicatore di qualità, perché chi ha in qualche modo a vario titolo bevuto il vino cotto di Rocca Montepiano sa che quel vino cotto, diciamo, ha un alto livello di qualità, perché proprio perché è legato ad una certa tradizione, al fatto che si produceva e si metteva da parte, lo si utilizzava solo in determinate circostanze. Per esempio, una delle cose più classiche, diciamo, credo che ormai conoscono tutti, è che per esempio si metteva da parte la botte per il figlio appena nato, la botte veniva aperta solo nel momento in cui il figlio si sposava, quindi c'erano tradizioni molto rigide, molto, per dire, regole ben codificate nella tradizione, che hanno fatto sì che questo prodotto esprimesse il meglio, diciamo, della qualità. E quindi questo per noi è la barra da cui non ci vogliamo e non ci dobbiamo discostare. Ad oggi è ancora viva questa tradizione di cui parlava, del praticamente offrire il vino cotto in determinati momenti? Ma per la verità questa tradizione ha visto anche dei momenti di, diciamo, di calo, perché ripeto, con le trasformazioni che ci sono state, diciamo, la modernizzazione, anche, come dire, l'immissione sul mercato di prodotti di ormai di vario tipo, ormai, insomma, c'è di tutto e di più, abbiamo visto
Poi anche con il cambio, il ricambio generazionale, insomma, abbiamo notato che negli anni scorsi c'era un po' di, come dire, si era un po' allentata questa cosa, ma dobbiamo anche dire che negli ultimi anni, io posso dire, ho contezza dal 2015 in poi, da quando l'attività, l'associazione ha ripreso questa attività, devo dire che c'è stato un ritorno incredibile. Abbiamo assistito quest'anno, nel periodo della cottura, il periodo di ottobre, quest'anno abbiamo assistito a parecchie contrade che hanno ricostituito le fornacelle, hanno rimesso in piedi la cottura, molti giovani, molti ventenni, molti ragazzi si sono cimentati sulla base di quelle che erano le loro conoscenze, dei padri, dei nonni, eccetera. E devo dire che si è rinvigorita questa tradizione, si sta rinvigorendo sempre di più perché hanno visto che poi è un prodotto apprezzato, insomma. Quindi c'è anche, come dire, insomma, il piacere di fare un qualcosa che poi, come dire, viene apprezzato, insomma. Non è solo per l'uso familiare, ma può essere apprezzato anche da altri. Certo, vogliamo concludere con un suo ricordo. Lei appunto si ricorda quando ha assaggiato prima volta il vino cotto? Ma io il vino cotto, diciamo, da noi si assaggia in età abbastanza giovane, nel senso che io, essendo uno che ha giocato a pallone quando era ragazzo e ho fatto parte di una squadra di calcio qui locale, mi ricordo che mia nonna mi dava l'uovo, il rosso dell'uovo, e poi mi ci metteva il vino cotto, quindi diciamo che questa era una bevanda energetica che si diceva: beviti questo se devi andare a correre, se devi andare a giocare, che ti dà energia. Quindi insomma noi siamo stati abituati piano piano al vino cotto da giovani, insomma, con moderazione, perché è sempre un prodotto che ha un piccolo tasso alcolico come in vino, sostanzialmente intorno ai 15 gradi, però diciamo non è mai mancato nella nostra alimentazione e nell'alimentazione dei roccolani, che posso dire.